Ciao a tutti e bentornati su MTV. Per prima cosa, sì, lo spirito di Natale è venuto a cercarmi. Seconda cosa, in caso non l'aveste già notato, mi sono tagliati i capelli. I miei capelli erano davvero molto rovinati ed era da parecchio tempo che avevo voglia di provare qualcosa di nuovo. Quando decido qualcosa e sono proprio convinta, a quel punto non riesco più a tornare indietro, devo assolutamente farlo. E infatti eccomi qua. Comunque, se vi interessa saperne di più sulla mia vita privata e quotidiana, potete visitare il mio canale di vlog, di cui trovate il link qui sotto nell'info box. Comunque, cominciamo con la cosa veramente importante di questo video. Ho raggiunto 1000 iscritti. 1000 persone. Se penso che nel mio liceo ci sono 1600 studenti e sono suddivisi fra 3 succursali, e già gli studenti che ci sono dentro una succursale, quando c'è l'intervallo e tutti quanti quindi escono nei corridoi, mi sembrano tantissimi. Sapere che così tante persone seguono il mio canale, sono interessate al lavoro che faccio, mi conoscono, chi più chi meno, insomma, sono interessati alla mia vita e a ciò che ho da dire e a come sono io come persona, vuol dire davvero, davvero, davvero tantissimo per me. Io non so come ringraziarvi, io davvero non pensavo neanche di arrivarci a 1000. Ho sempre detto al mio ragazzo, ok, io quando arrivo a 1000 sarò contenta. Te mi ha sempre detto, sì, vedrai che ci arrivi, vedrai che ci arrivi. Io gli ho sempre detto, ma no, non mi importa, io lo faccio perché mi piace. Se mai arriverò a 1000 credo che impazzirò, però non credo, dai, che capiterà davvero, sinceramente. Sono a 1000. E wow, grazie. Io non ho un vocabolario abbastanza grande per potervi ringraziare davvero. Un grazie di cuore. Vi darei l'abbraccio più forte di questo mondo, vi stringerei forte forte a me. Grazie per tutto quello che avete fatto per me, per tutti i commenti, per tutto. Vedo persone che davvero sono fiera di poter chiamare la mia piccola ma grande famiglia. Detto questo, davvero io continuerei a parlarvi e ringraziarvi per 20-30 minuti di video, solo che credo che potrebbe non essere così interessante, quindi ho pensato di ringraziarvi più che altro cercando di instaurare un dialogo con voi, quindi rispondendo alle vostre domande. Da qualche settimana infatti ho cominciato a chiedervi di scrivermi domande nei commenti dei miei video oppure di inviarmela sui miei vari social network con l'hashtag AskMTV, e sono stata scioccata dal fatto che tantissime persone mi abbiano fatto domande. Vi ringrazio per questo, però mi dispiace perché appunto in questo modo forse non riuscirò a rispondere a tutti come pensavo di poter fare invece. Però vi assicuro che presto cercherò di fare una seconda parte in cui rispondo alle vostre domande, perché appunto mi piace tantissimo come cosa poter un po' comunicare con voi. E avete tutti quanti fatto delle bellissime domande, quindi ci tengo a rispondere a più persone possibile. È la prima volta che rispondo comunque alle vostre domande, che appunto dialogo con voi, e già questo per me è molto speciale. Però mi rendo conto che appunto magari non sia lo speciale che tutti avrebbero desiderato, è che non me lo aspettavo di arrivare ai 1000 così presto. E anche quando ho visto che gli iscritti cominciavano ad arrivare a 800, 900, comunque pensavo di avere un paio di settimane di tempo per pensare a qualche idea, solo che mi avete sorpreso e sono arrivata a 900 un giorno, il giorno dopo ero già 1000. Il che appunto mi ha scioccato, io stavo esplodendo di felicità quando ho visto il numero 1000. È stesso così in fretta, neanche me l'aspettavo, quindi non sono riuscita davvero ad avere una bella idea, e piuttosto che farla di fretta ho preferito fare una cosa a cui io tenessi molto, e c'è appunto il fatto di parlare un po' con voi, anche se indirettamente. Spero che apprezziate comunque questa idea. Cominciamo con le vostre domande. Erika qui mi chiede: qual è lo scopo del tuo canale YouTube, che io amo? Ti prego salutami, non smettere mai di fare ciò che ti piace. Intanto ciao Erika, ti mando un bacione gigante, davvero, e grazie mille davvero per le bellissime parole. Diciamo che non c'è proprio uno scopo. La verità è semplicemente che YouTube è sempre stato un mondo che ho amato tantissimo da quando ho scoperto tutta questa bellissima community. Io sono in quarta liceo adesso, dalla prima liceo sognavo di aprire un canale YouTube. Avevo paura del giudizio degli altri, avevo paura di non essere abbastanza brava, di non essere apprezzata, quindi ho aspettato 3 anni prima di trovare il coraggio. Il motivo per cui faccio quello che faccio è semplicemente perché non riesco a star lontana da questo. Tutto questo mi sento incredibilmente nel mio ambiente, mi sento bene a farlo, semplicemente mi sento a mio agio, mi sento come se fosse la mia casa questa. E il fatto che ci siate voi lo rende ancora più speciale, che ci sono delle persone che appunto vedono quello che faccio, lo apprezzano e mi rispondono, è una cosa che non ho mai neanche immaginato lontanamente quando ho cominciato il mio canale, però
è una cosa magica ed è davvero una delle parti più belle di quello che faccio. Io non riesco a non farlo, quindi io continuerò ancora e ancora e ancora finché non vi stuferete tutti. Anche a 90 anni se c'è bisogno. Ok, forse no, possibile che a 90 anni non avrò le energie per farlo. Però direi che non c'è uno scopo, semplicemente continuare appunto come hai detto tu a fare quello che amo. E tutte le belle cose che mi stanno arrivando da questo non le ho mai neanche sognate, quindi non era mai il mio scopo, però è una cosa bellissima. La ragazza che sognava mi chiede: come ti è venuto in mente di fare proprio quel tatuaggio? È bellissimo come te. Intanto grazie, siete tutti troppo gentili, io wow, grazie davvero. Per chi non lo sapesse, il 10 novembre ho fatto questo tatuaggio. Ora ci sono diversi motivi. Visto che molte persone di voi me l'hanno chiesto, credo che farò prossimamente un video a parte proprio per parlare della mia esperienza, di com'è andata. Principalmente ho un amore molto grande per la musica e la musica ha un grandissimo potere su di me. La musica è in grado di farmi cambiare umore da un momento all'altro. E in particolare questo si riferisce a un momento della mia vita che è stato molto difficile. Sono successe molte cose insieme, adesso appunto, anche senza entrare in dettaglio, cose toste, parecchio toste. E non lo dico per fare la persona drammatica, oh mio Dio, no, io sono davvero, vedo sempre le cose in positivo, amo la mia vita e tutto. Però c'è stato un periodo da cui è stato difficile uscire e in quel periodo la musica mi ha davvero salvato, cioè è stata una parte grandissima che mi ha aiutato a uscire da questo momento di crisi e io sarò eternamente grata alla musica per questo. E appunto in generale musica significa vita, il fatto che questa parte sia rotondeggiante, questa sia spigolosa, simboleggia tutte le differenze che ci sono nella vita, tutte le diverse sfaccettature della vita che la rendono tanto bella. Questo tatuaggio significa varie cose per me. Chiara Pellegatta mi scrive: pensi di fare un incontro? Se sì, quando? Allora, io vorrei tantissimo fare un incontro, cioè il fatto di vedervi di persona, se già letto i vostri commenti mi fa sciogliere il cuore, credo che vedervi di persona sarebbe una cosa così emozionante che probabilmente sverrei lì sul momento. Però per il momento non ho ancora tanti, ho tanti sketch, per me questi sono tanti, però non ne ho così tanti, nel senso che sono sparsi probabilmente in giro per l'Italia. Ho sentito di persone che vivono nelle parti più disperse dell'Italia, quindi non posso per adesso ovviamente andare in una città per incontrare una persona, poi andare dall'altra parte dell'Italia per incontrare un'altra, quindi devo aspettare purtroppo che ci siano un po' più persone che vogliano vedermi, ma solo per poter organizzare qualcosa di più concreto. Ma se fosse per me mi materializzerei lì adesso e vi darei un abbraccio grande grande e spero con tutto il cuore di poterne fare uno in futuro davvero. E se mi incontrate per strada da qualche parte, comunque voi saltatemi pure, io ricambierò l'abbraccio, ve lo assicuro. Giada Piccitto mi scrive: ciao Emma, sei fantastica. Grazie mille. Metti la riproduzione casuale e dici cosa ti ricorda quella canzone. Salutami, ti prego. Ciao Giada, ti mando un bacione grande grande e un abbraccio gigantesco. Vediamo cosa succede. Allora, ho qui la mia libreria casuale. Questa canzone si chiama Shower ed è di Becky G. Principalmente mi ricorda molto me, nel senso che parla di cantare sotto la doccia e io devo essere molto fastidiosa per chi vive in casa con me, perché canto sotto la doccia sempre a volumi esagerati, è proprio un concerto ogni volta, quindi è un problema serio. Mi ricorda il mio ragazzo perché c'era un periodo in cui il suo migliore amico si era completamente innamorato di questa canzone, l'ascoltava in ripetizione, quindi mi ricordo il periodo in cui stavamo tutti impazzendo a forza di sentire questa canzone in continuazione. Alessandra Renna mi chiede: cantante preferita? Che scuola frequenti? Cosa vorresti fare da grande? Qual è il tuo film preferito? Se dovessi partire adesso, dove andresti? Ti adoro, sei fantastica, un bacione enorme. Ricambio il bacione enorme e sei fantastica anche tu. Allora, una alla volta, perché mi hai fatto un sacco di domande. Una cantante femmina preferita? Allora, Avril Lavigne, l'ho sempre adorata da quando ero piccolina. Che scuola frequenti? Frequento il liceo Ariosto di Ferrara, che è un liceo classico, ma io faccio l'indirizzo scienze umane, opzione economico-sociale, quindi studio scienze umane, quindi psicologia, sociologia, eccetera, economia e diritto. Che lavoro vorrei fare da grande? È un po' complicato da spiegare perché ancora non ho un'idea precisa, anche se l'anno prossimo dovrò scegliere un po' una direzione per il mio futuro. Io sono una persona a cui piace molto l'organizzazione, mi piace gestire le cose, è una cosa che mi viene spontanea, cercare di organizzare le cose, semplificarle, schematizzarle per rendere più semplici. E sinceramente
Sembra strano da dire, ma mi piacerebbe fare qualcosa che c'entri col project managing o qualcosa tipo personal assistant, qualcosa che tipo segretaria che si occupi di gestire, coordinare le attività di una qualche azienda, di un'impresa, insomma, vediamo, è tutto ancora da definire, però il campo in cui mi piacerebbe di più lavorare è quello. E mi rendo conto del fatto che non è il tipico lavoro ideale delle persone, però. Qual è il tuo film preferito? Oddio. Non lo so, nel senso che ho visto così tanti film che trovarne uno che sia il mio film preferito in questo momento davvero credo che farei molta fatica. Il film preferito che ho visto di recente credo che sia Colpa delle Stelle, mi è piaciuto troppo. L'ho rivisto due volte al cinema con il mio ragazzo, l'avevo già visto prima una volta in streaming in inglese e poi credo di averlo rivisto un'altra volta, quindi, e avevo prima anche letto il libro, quindi sì, mi è piaciuto parecchio. Ma io sono molto sul genere romantico, sdolcinato, cose del genere, quindi capisco che può non piacere a tutti. Se dovessi partire adesso, dove andresti? Andrei a New York, subito. Io ho una passione sfrenata per New York, se non lo sapete vuol dire che proprio non siete mai entrati in camera mia, perché c'è un quadro gigante di New York. L'ho sempre amato, da quando ci sono andata in terza media mi sono proprio innamorata di quel posto. Ma non solo innamorata nel senso di oh che bella città, innamorata nel senso che mi sono sentita a casa lì, proprio appena ho toccato il suolo. È una cosa assurda, ma mi sono sentita a casa come mi sento a casa qui adesso e come non mi sono mai sentita in nessun altro paese che ho visitato solamente in vacanza. Quindi correrei lì, perché appunto è dal terza media che non ci vado, ma la sogno ogni giorno, quindi senza pensarci neanche un attimo. Miriana Cattaneo mi chiede: com'hai conosciuto Carolina? Siete bellissime. Grazie mille tanto e ti mando un bacione. Semplice, siamo compagni di classe. Semplicemente non eravamo molto vicine, eravamo solamente compagni, normalissime compagni di classe, però questa passione comune di YouTube ci ha un po' avvicinate e ultimamente siamo diventate molto amiche. Non è sempre stato così, siamo state, non lo so, non è che ci odiassimo, niente del genere, semplicemente non avevamo molti rapporti, come qualsiasi altro compagno di classe, diciamo, non come il gruppo dei migliori amici nella classe. Quindi è stata una bella cosa appunto perché YouTube è riuscito a fare anche questo e quindi sì. Martina Cardillo mi chiede: che scuola frequenti? Come l'hai scelta? L'hai scelta seguendo ciò che ti piace o perché qualcuno ti ha costretto? Continua così, sei stupenda, potresti salutarmi, mi chiamo Martina. Ti mando un bacione, grande grande, ti saluto Martina e ti mando un abbraccio, ti mando tutto quello che potrei mandarti di positivo. Che scuola frequento? Ho già risposto. Come l'ho scelta? Sono stata in dubbio fino alla fine. In terza media sono andata in crisi perché non sapevo a che scuola andare. Non avevo una materia in cui andavo meglio delle altre. Quindi c'erano alcuni insegnanti che mi dicevano vai al linguistico che sai bene l'inglese, altri insegnanti che dicevano vai allo scientifico che sai bene la matematica. Quindi io sono stata lasciata totalmente da sola con questa decisione. Mi sento molto fortunata perché ho sentito di molte persone che sono state obbligate o almeno spinte verso una scelta di cui non erano loro stessi convinti. L'ho scelta completamente io, è stata una scelta un po' spaventosa. Era una materia che non avevo mai studiato, scienze umane, economia e diritto, alle medie, quindi era un po' un salto nel buio. Mi trovo benissimo e non avrei potuto fare scelta migliore davvero. Sapevo cosa non volevo fare, perché appunto lingue sì, sono brava in inglese, ma non mi piace studiarle le lingue. Mentre sapevo che scienze umane, psicologia, queste cose che mi avrebbero appassionato tantissimo, e quando trovi interessante una materia la studi anche più volentieri. Quindi Ale 2003 mi chiede: fai un video in cui fai obbligo verità con il tuo ragazzo? Lo farò volentieri più avanti se vi può interessare, appena riesco a convincerlo. Laura Hart mi chiede: sei italiana? In che città abiti? Ti piace la tua casa? Ti adoro. Grazie mille, ti mando un bacio. Sì, un po' italiana e un po' danese. È italiana, sono anche un po' da tutte le parti, penso che sono in parte siciliana, in parte dell'Emilia Romagna dove vivo, infatti abito a Ferrara, e in parte dalla Danimarca, quindi sì, un po' dal nord, un po' dal sud, veramente un po', però il mio aspetto purtroppo deriva soltanto dalla parte nordica. Adoro la mia casa, è bellissima, il soggiorno è bellissimo, c'è una finestra grandissima dove entra una luce stupenda all'ora del tramonto e io starei lì per ore. Non è grandissima, ma io preferisco una casa piccola ma che mi piace piuttosto che una grande, con stanze che non mi servono neanche. L'unico punto negativo direi di questa casa è che è in una zona abbastanza brutta e malfamata della mia città. Però la casa è così bella che vabbè, non è un problema. Matilde Poggiali mi chiede: pensi che un giorno riuscirai ad avere il successo che ha Sofia Viscardi oppure persone come lei? PS, te lo meriti, un bacio, sei fantastica. Grazie, 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 è troppo gentile. No, onestamente non credo. Cioè, chi sono io per competere con delle persone che sono
così conosciute. Mi sento una persona normalissima, non lo so, sarà che ho un'autostima abbastanza bassa, però chi lo sa, nel senso, vediamo cosa succede. A me comunque va bene anche così, cioè anche se non arriverò mai a neanche a, non so, 50.000 iscritti, anche solo a 10.000 iscritti, io comunque sono contenta. Credo che più soddisfatta di così non potrei essere, davvero sono, amo ciò che faccio e sono fiera del risultato già adesso, quindi vada come vada. Flavio 2004 e chiede: qual è il tuo sogno più grande? Sei bellissima e dolcissima, un bacione. Ti ricambio il bacione e grazie mille. Il mio sogno più grande, come ho già detto, è quello di vivere a New York un giorno. So che probabilmente non accadrà mai, però non riesco a fare a meno di sognarlo. Comunque io sono felice, nel senso che sono davvero davvero soddisfatta della mia vita, non so se c'è qualcosa che cambierei anche potendo, quindi... E niente, questo è tutto per oggi, mi dispiace davvero di non essere riuscita a rispondere a tutte le domande, e se avete altre domande continuate a chiedermele, io comunque me le salvo tutte in una cartella in modo da poter dopo rispondere a più domande possibile. Però questo video vi sia piaciuto, ancora grazie per i 1000 iscritti, non so come ringraziarvi davvero, non... queste parole non possono esprimere quanto vi sono grata. Mando un bacione grande grande a tutti voi e a tutti quelli che mi hanno fatto le domande. Prometto che prima possibile risponderò anche alle altre. Spero che avete una splendida, magnifica e meravigliosa giornata e ciao al prossimo video. Shbam!